Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo è Risparmio. Bentornati in un nuovo video in cui parliamo di REITs. Questa volta ve ne propino tre, perché sono tre nuovi REITs che ho aggiunto nel mio portafoglio, che andranno poi ad essere analizzati magari più dettagliatamente nei video successivi, quando andrò a gestire un attimino i video da marzo in poi. Come sapete, questi video sono registrati tutti quanti il 31 di gennaio, indipendentemente da quale data di febbraio saranno fuori, perché mi sto trasferendo in Italia e per cui ho bisogno di tempo per questo trasferimento e sono senza computer e senza connessione. Per cui andiamo a parlare di tre REIT fondamentalmente molto diversi fra di loro, che si occupano di cose totalmente diverse fra di loro e allo stesso tempo che mi possono dare quel rendimento che a me fa molto piacere avere nel mio portafoglio in termini di dividendo, ma anche magari di una capital gain che per alcune aziende, secondo me, anche nel mondo dei REITs, è molto ma molto interessante sostenere. Come si può vedere dal compare qui di SimpliPostit, sono tre: VC Properties, Gladstone Commercial e Agree Realty. Tra l'altro di Gladstone ne abbiamo parlato recentemente in un altro video di Gladstone, ma era Gladstone Land, che si occupa invece di gestire e acquistare dei terreni da coltivare. In questo caso però questa è un'altra azienda completamente diversa. Andiamo a vedere un attimino piano piano queste aziende di cosa si occupano e poi quali sono le loro performance, la loro salute finanziaria, il dividendo e la valutazione. Però prima di iniziare ti volevo ricordare che se sei nuovo sul canale puoi iscriverti cliccando la campanella ed anche delle notifiche per non perderti nessun video successivo, e ovviamente se questo video è di tuo gradimento puoi sempre lasciare un pollice in su per farlo capire a me e anche all'algoritmo di YouTube. Allora cominciamo subito a vedere di cosa si occupano i tre REITs. Allora, VC Properties è un'azienda, come si può vedere qui, che possiede un portafoglio diversificato di costruzioni che si occupano di ospitare gaming, hospitality, entertainment e anche tutto quello che è la scommessa, perché sono anche incluse in questo portafoglio anche il Caesar Palace. Geograficamente il loro portafoglio è composto da 29 gaming facilities, che sono circa oltre i 48 milioni di piedi quadri, e circa 19.200 camere di hotel, più di 200 ristoranti, bar e nightclub. Per cui, come si può capire, in questo particolare momento storico molte di queste attività sono state impattate, e il prezzo di questa azienda, così come ovviamente relativamente rispecchia quello che sono i propri guadagni, è un attimino sceso. Gli operatori che usano VC sono Caesar Entertainment, la Century's Casinos, l'Hard Rock International, il proprietario dell'Hard Rock Café, Jack Entertainment, Penn National Gaming, e poi c'è anche una proprietà di 34 acri di campi da golf, e più anche c'è qualcosina sotto sviluppo vicino alla linea di Las Vegas. Per cui un portafoglio praticamente molto da divertimento, molto da CSI. Quindi passiamo a Gladstone Commercial, che si occupa di comprare, possedere e andare ad affittare degli uffici o delle aree industriali in tutti gli Stati Uniti d'America. Una cosa molto importante è che a settembre 2020 aveva avuto 189 mesi consecutivi di distribuzione per quanto riguarda il common stock sotto forma di dividendi. L'azienda aveva pagato anche per 53 mesi consecutivi i suoi serie D preferred stock e 12 mesi consecutivi i suoi stock di serie E, per cui un'azienda che ha rispettato sempre il pagamento dei propri dividendi. Agree Realty Corporation invece è un REIT che si occupa di investire prevalentemente nell'acquisizione e nello sviluppo di proprietà net list a aziende che sono delle aziende retail o comunque industriali ad alta capitalizzazione molto importanti. Al 30 settembre 2020 l'azienda aveva un portafoglio di 1027 proprietà in 45 stati diversi della Stati Uniti d'America, con circa 21 milioni di piedi quadri di aree affittabili. L'azienda appunto è sotto il termine, è sotto il simbolo ADC nello New York Stock Exchange. Andiamo a vedere come si sono andati a muovere i prezzi in totale nel massimo della loro splendosità. VC Properties è un'azienda prevalentemente nuova, quotata nel 2007, per cui stava avendo un processo di crescita, poi ha avuto questa botta qui, ovviamente l'entertainment e l'hospitality è andata a scendere. E per quanto riguarda invece quello che è Gladstone Commercial, è un titolo piuttosto, anche se cresce nel lungo periodo, comunque si può vedere che è un titolo che oscilla parecchio e che è molto impattato dalle crisi economiche. Qui ADC invece, come si può vedere, dal 1996, quando è stata quotata, ha avuto delle performance eccezionali. Come si può vedere, l'azienda è andata sempre a salire. Ritorni, inclusi i dividendi, perché ovviamente i REITs noi non li prendiamo solo per il capital appreciation, ma anche per i dividendi. Per quanto riguarda VC Properties, essendo nuova, abbiamo solo statistica sui 3 anni, 41% inclusi i dividendi. Gladstone a 88%, mentre il 109% per quanto riguarda la nostra piccola ADC. Dal punto di vista della volatilità, ADC è quella sicuramente più gestibile, soprattutto per un vecchiaccio come me.
Gladstone è, diciamo, in linea col mercato, VC Properties è leggermente sopra la volatilità, ma non si tratta di una volatilità eccessiva da malati di cuore. Valutazione invece per quanto riguarda l'azienda, sono tutte e tre, secondo gli analisti di Simple Wall Street, sottovalutate. Sono numeri piuttosto ampi e, come sempre, io dico sempre di non fidarsi troppo di queste valutazioni, che possono essere sì vere, magari indicando le aziende come sottovalutate, ma sottovalutazioni costanti del 40% su Simple Wall Street sono troppo presenti e io non andrei troppo a soffermarmi su questo. L'importante è sapere che l'azienda è sottovalutata e poi ovviamente bisognerebbe andare a fare le proprie analisi sui bilanci e capire dove ci troviamo con l'azienda. Perché ovviamente, come dico sempre, questi non sono consigli finanziari, sono soltanto mie opinioni di aziende in cui ho investito e in questo caso sono molto sommarie. Crescita futura: per quanto riguarda VC Properties, di earnings abbiamo un 9.2%, quasi un 79% per Gladstone Commercial e Agri Realty un 17.4%. Per quanto riguarda il fatturato, invece, quella che dovrebbe andare a crescere di più è proprio IDC con 17.4%, Gladstone intorno al 2.7%, mentre VC Properties un quasi un 8%, 7.6% di crescita del fatturato su base annua. La salute finanziaria, abbiamo aggiungiamo anche il cash giusto per dare un'idea maggiore. Come si può vedere, quella maggiormente in salute sono VC Properties e IDC. Per ovvi motivi gli uffici in questo periodo sono stati chiusi, la gente ha lavorato da casa e ovviamente quella che è stata più impattata in questa situazione è Gladstone, anche se VC Properties ha avuto il suo bel da fare, ma comunque riesce a mantenere una salute finanziaria abbastanza interessante pur avendo impattato la pandemia su questa tipologia di business. Comunque si tratta di aziende che secondo me possono tranquillamente andare ad affrontare questa pandemia in un modo abbastanza sicuro, perché sono aziende consolidate. VC Properties è l'unica più nuova, però per quanto riguarda il business secondo me si riprenderà più facilmente. Per quanto riguarda il payout ratio, allora andiamo a vedere che a parte Gladstone, che è un po' sopra il payout ratio, le altre due sono abbastanza in salute con una copertura del dividendo piuttosto interessante. Dividendo che 5.22% per VC Properties, 8.48% per Gladstone Commercial e Agri Realties a 3.93%. Questo ovviamente alla data di registrazione di questo video, che è il 31 gennaio del 2021. Non so quando uscirà, ma giusto per dare una idea di riferimento. Bene, questa è una piccola analisi sommaria di queste tre aziende che ho aggiunto nel portafoglio. Poi ovviamente, se qualcuna di queste tre è di vostro interesse, di tuo interesse, fammi sapere quale e cercherò di fare un'analisi più approfondita. Io ovviamente, facendo anche la serie, la playlist sul mio portafoglio, le andrò ad analizzare tutte queste, ma se ci sono preferenze su quale fare prima, nei commenti qui sotto lasciatemelo scritto e cercherò di accontentarvi a marzo, perché fino a marzo io non esisto. Bene, se il video è stato di tuo gradimento ovviamente lasciami un pollice in su, iscriviti al canale, clicca la campanella delle notifiche se sei nuovo da queste parti. Anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!